Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Kevin e oggi sono qui con voi per aprire e provare insieme questo pedale. Allora, precisamente abbiamo un Fulton OCD, quindi un overdrive che riesce ad arrivare anche alla distorsione tranquillamente. Apriamolo insieme, vediamo cosa c'è all'interno della scatola. Abbiamo il pedale perfettamente imballato, andiamo subito a vederlo. Io adoro aprire i pedali nuovi. Questo è il pedale, questa è la versione edizione limitata, quindi la versione rossa con le scritte bianche, a differenza della versione classica che è che lo troviamo bianco con le scritte nere. All'interno della scatola poi abbiamo anche l'adesivo della Fulton, questo finirà su qualche custodia di chitarra, e abbiamo il manuale operativo. Andiamo subito a vedere insieme questo pedale. Allora, abbiamo tre potenziometri, il volume, il drive che permette di alzare ed abbassare il gain, quindi la vostra distorsione, e abbiamo tone che è l'equalizzazione, quindi alti e bassi. Abbiamo poi uno switch qui che praticamente permette di scegliere, allora LP verso il basso, se volete che il pedale non vada a modificare il suono della vostra chitarra, ma vi lasci appunto il suono della vostra chitarra trasparente e il pedale va ad aggiungere quello che è l'overdrive o la distorsione. Poi abbiamo HP che invece si sente il vero e proprio suono del pedale, quindi dà anche uno stampo un pochettino British come suono, diciamo. Allora, io ho scelto questo pedale, ho anche la versione classica, la V1.7 bianco, questa è la versione V2. Ho scelto questo pedale perché, allora, ho provato diverse distorsioni, ma devo dire che non riesco a trovarne una alla pari di questo, personalmente. Perché ha una dinamica, ha una grandissima dinamica, un suono veramente bello. Non è compresso, ma un suono bello pieno, come piace a me, diciamo, ha un attacco molto potente. Cioè, la cosa dell'attacco in questo pedale è fondamentale, perché è un attacco che non riesco a trovare in altri pedali, se non nelle testate valvolari. Quindi per me è comodissimo avere un pedale che mi posso portare in giro ed avere il suono perfetto che ho a casa, in sala prove, in studio e live, dove voglio. Questo pedale ha la possibilità di essere alimentato sia a batteria, quindi internamente, sia a 9V che a 18V. Allora, la differenza qual è? A 9V il pedale è un pochettino più compresso e risulta più soggetto magari a rumori provenienti da fonti esterne. Invece a 18V il pedale è un pochettino meno compresso, è più pieno, ha un pochettino meno di drive, ma risulta più silenzioso, non ha nessun rumore di fondo, non percepisce rumori esterni. Quindi diciamo che è un'ottima cosa avere questa possibilità. Ovviamente poi ognuno provandolo deciderà se preferisce 9V o comunque tra i 9 e i 18, perché si può scegliere da 9 a 18V come collegarlo. Abbiamo poi internamente uno switch molto importante, perché permette di rendere il pedale true bypass oppure no, quindi vi do questa possibilità di scegliere, che secondo me è un'ottima cosa al giorno d'oggi, dove comunque ci sono pedali o true bypass o bufferizzati che però non permettono tutti questa cosa di poter scegliere se true bypass oppure no. Allora, questo pedale, come dicevo, a me piace un sacco, lo considero per me dopo varie prove, anni, soldi spesi in pedali, overdrive, distorsioni, lo considero il mio pedale overdrive definitivo. Quindi, che dire, andiamo insieme a provarlo. Thank you.
Bene, dopo avervi fatto sentire i vari suoni del pedale, se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace qui sotto e iscrivetevi al canale. E alla prossima!